Ieri è stata una giornata storica, messa in sicurezza per 30 anni, l'intero ciclo delle acque, un messaggio molto forte, l'acqua è un bene comune e di tutti, non può essere privatizzata e ovviamente la posizione del Comune di Napoli è effettivamente in controtendenza rispetto alle scelte del governo nazionale e speriamo anche non del Consiglio regionale della Campania. Quindi un appello ai consiglieri a seguire la strada acqua bene comune. Mentre il legislatore va in modo chiaro verso le città metropolitane, ci sono alcune regioni, tra cui la regione Campania, che producono iato, che vanno contro la città metropolitana, perché la città metropolitana è qualcosa di più ampio, di più vasto, iato sono realtà più piccole e quindi vanno in conflitto. Tanto è vero che noi da questo punto di vista abbiamo intrapreso anche azioni giuridiche, anche giudiziarie, sia sul tema dell'acqua, sia sul tema dei rifiuti, sia sul tema dei trasporti. Quindi credo che la scelta corretta sia quella delle grandi aree urbane, quindi avere l'acqua pubblica in tutta l'area metropolitana di Napoli, un sistema di rifiuti che sia omogeneo, un trasporto su gomma e su ferro che sia omogeneo. Non hanno ragione di esistere gli spezzatini per logiche spesso privatistiche e fino anche qualche volta clientelari.